Allora, siamo, queste sono le nostre zucche. Non usare il coltello. Mo me fa tagliare a me. Siamo pronti per tagliare le zucche. Allora, io sono capace a tagliare la zucca, quindi mi devi spiegare come fa. Succede. E se leva la capoccia. Come se leva la capoccia? Così. Ma bisogna levarla per forza la capoccia? Certo, come fai a svuotarla? Non la svuoti la zucca se intagli almeno sopra. Almeno sopra la testa. Dopo cosa li usa il tappo? La mia. Tagliamo il cervello! Tagliamo il cervello! Vabbè, allora... No, devi toccare il coltello! Tagliamo il cervello della zucca! Questo, ti è appena reso, dopo disegniamo la faccia. Allora, siamo divisi così. I maschi faranno questa zucca qui. Le femmine, quest'altra zucca, quindi per ora facciamo questa. E Samuele e Alessandro fanno questa e faremo una sfida maschi contro femmine. Quindi poi ci dovete dire qual è la zucca più bella. No! Allora, le zucche sono state svuotate, questa è la nostra. Quella è la loro che Alessandro continua a svuotare la zucca. Contentissimo perché impiastriccia le mani. È finito. Basta, bravo, vuota. A vuota. Bravo. E adesso asciacqua le mani e te. Mia. Andate a sciacqua le mani voi maschi. Noi come al solito siamo più veloci. Sì, te l'ho tagliata io. Questa è tutta la polpa. Solo il cappello, il resto l'ho fatto da sola. Questa è tutta la polpa che Samuele porterà alle galline per fare gli ovetti buoni, buoni, freschi, freschi. Buoni, freschi. E adesso dobbiamo decidere qui in questa parte qua di fargli la faccia. E Aurora ha deciso, no, non ve lo dico, non lo diciamo, sarà una sorpresa. È una... Allora, i bambini hanno mollato e stanno guardando i cartoni. Io la mia zucca l'ho finita, lui sta ancora là. Questa sfida la vincono le femmine. Non era di velocità, ma che cavolo state dicendo? Ancora. No, no, è vero. Questa dopo sfida ve le facciamo... chi fa la zucca più bella. Dopo ve le facciamo vedere vicine. Mettiamo anche una foto su Instagram e facciamo il sondaggio. Così vediamo chi vince, qual è quella più bella. Secondo me è la mia. Secondo me è la mia. Vedremo. Staremo a vedere. Eh? La tua è una cosa resistente. La mia è nuova. La mia è bellissima. La mia è un tocco. È un tocco artistico. La tua è una cosa vista, vista, immaginata. Te pareva, mai una gioia. Vabbè. A dopo per la fine. Speriamo. Sta ancora armeggia coi denti. Ma guarda che denti. Dopo vedremo che è uscito fuori. Queste sono le zucche finite. Queste sono le zucche finite. Allora, quella a sinistra è quella di Alessandro e Samuele, quella a destra è quella mia di Aurora. Qual è più bella? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Allora, sì, io c'ho sempre c'ho sta acconciatura, mi sento tanto Giulia De Lellis oggi, non so perché, però vabbè. Perché c'è sempre questa crocchietta sopra la capoccia, poi manco mi sta simpatica, vabbè. Allora, siamo andati al Lidl a cercare le cose di Halloween che volevo io, però, cioè no, alcune cose che volevo io di Halloween, ma non c'erano, ovviamente, perché in quel Lidl non c'erano. Oggi è il 29, ditegli a sta signorina che oggi, a sta signora che oggi è il 29. Oggi scadeva la cosa, la cosa di Halloween. Appunto, oggi scadeva, oggi hanno finito tutto. No, secondo me hanno finito già da un pezzo. Comunque, stiamo andando sushi. Prendiamo il sushi per cena. Mamma, no. Perché no? Perché non mi va. No, come fa a non andare il sushi? Ho stramagnato a pranzo. Oddio. Sono mangiato tre chili di bonito. Il sushi c'è sempre posto. Vabbè, comunque. No. Dove sta andando? Ah, dove mi hanno avuto convenienza. Allora, no... Ci ammazzeranno, cioè ci stanno a uccidere stasera. Cioè, nel senso che c'è un problema. Allora, no, il fuso orario mi sta ammazzando, sono morto. È
Allora, dicevo, non abbiamo trovato quello che volevo io di Halloween, cioè io volevo i gonfiabili, perché c'erano presenti dei gonfiabili a forma di scheletro, a forma di zucca da appendere a casa, ma purtroppo non c'erano e quindi me la so presa in saccoccia, però ho preso due teglie per il fuoco, anzi no, ve lo faccio vedere dopo quello che ho preso. Vi dico solo che per consolarci, loro dietro stanno mangiando le patatine Teddy's con la testa di orso. Io invece per consolarmi ho preso queste di Halloween. Io invece per consolarmi l'acqua. No, io per consolarmi ho voluto gli snack, le patatine di Halloween, perché me le meritavo. Uffa! E quindi queste qui adesso le volevo mangiare adesso, ma non le mangio adesso perché dobbiamo andare a Mondo Convenienza a vedere quanto ci costa fare una cameretta e un pezzo della sala. Comunque acqua, perché non ci avevano la grappa da mezzo litro. Voglio bere, Paolo. Voglio bere un po'. No, io no, grappa. Io ho birra o vino, o limoncello. Ma neanche, no, il limoncello mi è un po' passato. Adesso bevi, amore mio, adesso appena ci fermiamo bevi. Adesso parcheggio al babbo, quando parcheggio bevi. Gna gno gnu. Gna gno gna. Ecco, un bambino capriccioso. Bambino capriccioso. Andiamo a Mondo Convenienza, che è meglio, va. Olè, non c'è nessuno! Signore, ma che tutti quanti qua? Pensa se apre l'IKEA! Mi sembra di essere a Roma. Oddio, che faccione. Pensa se apre l'IKEA! Signore, Viterbo sta diventando come Roma, raga. Non c'è un posto! Non c'è un posto! Ci posso credere. Diciamo che a Roma, vicino a Mondo Convenienza o IKEA, sì, no, infatti se in quello spiazzo lì ci fanno l'IKEA, noi saremmo contentissimi, perché io starei sempre qua. Allora, vi mostro quello che ho preso da Lidl. Allora, forse l'unica cosa seria che mi serviva per Halloween sono queste. Sono le calze 40 denari da bambina. Ho preso la misura 8-10 anni per Aurora, eccola qua, e sono fatte in questo modo, c'hanno gli scheletrini, le zucchette, insomma sono carine. Non mi ricordo quanto sono costate, però ho preferito queste a quella con le ragnatele e niente, ho preso queste Aurora. Poi, non perché ci servissero per Halloween, ma perché ci piacevano proprio come tipologia di magliette da mettere d'estate, questa qui per Samuele, con la morte praticamente, con la falce. Questa è da uomo ed è appunto una t-shirt da uomo. C'era solamente o la M o la XXL, la L non c'era, abbiamo preso questa, detto che gli può sta bene. E poi questa invece da donna, che è con lo scheletro sexy. E questa, vabbè, la L è la mia ottima 46-48, per non farci mancare nulla. E niente, l'ho voluta prendere, ma non per qualcosa di Halloween da mettermi, ma perché tanto ci avrò il giaccone sopra, ma perché mi piaceva proprio avercela. Poi ho preso questi taglieri. Sono 6 taglieri della Ernesto, che è una marca che Lidl ha spesso, e sono appunto dei taglieri da cucina, sono quelli che sono morbidi, nel senso si possono piegare per far cadere le cose, e visto che di taglieri non ce n'è mai abbastanza in cucina, li ho voluti prendere, mi piacevano, e hanno anche questa cosa così zigherinosa che è tipo antiscivolo, una roba del genere, comunque carini. Poi ho preso queste due teglie sempre dell'Ernesto Paralesto, sono due pezzi di medie dimensioni, e pure queste praticamente io ho solo le teglie grandi, però quando magari vogliamo farci una pizzetta tra di noi, piccola, è inutile che io mi metto
oppure che ne so, le patate per noi che siamo in quattro, non mi metto a fare il teglione quello gigante, quindi queste sono perfette, erano due della stessa misura e sono comode, se mia madre me ne chiede una gliela do a lei. E poi basta, poi ci hanno dato la busta questa qui e niente, poi ho preso il catalogo per la prossima settimana praticamente, che ci sono già le cose di Natale, volevo confrontarlo con quello dell'Eurospin e niente, vado a là che sta succedendo perché sento qualcuno che piange.